Matteo a tutti, ciurma, e benvenuti da Cicarini in questo nuovissimo episodio su 60 Seconds Reatomized. Vediamo ragazzi se riusciamo ad aggiungere di nuovo almeno i 30 like per questo nuovo video e per un possibile prossimo episodio. Insomma, già la volta scorsa ragazzi le cose non stavano andando più tanto bene. Sono successe diverse cose, come per esempio Shrek se n'è andata, ci ha abbandonati a noi stessi, anche perché se n'era uscita le testa. Andiamo a continuare, vediamo perlomeno quanto altro riuscirà a continuare questa avventura. Purtroppo il mio pessimismo cosmico non mi porta ad essere estremamente fiduciosa. Eccoci qua, siamo al giorno 18. Direi che è un buon risultato, almeno per adesso. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto Ted? Ah ok, l'avevo mandato in spedizione, non mi ricordavo già. Speriamo che torni presto. A quanto pare ragazzi Dolores è ancora ammalata. Non abbiamo fatto nulla a riguardo perché non ho medicina, non ho niente. Ha bisogno di bere e Timmy sta male ragazzi e deve mangiare e bere. Per cui con le scorte di cibo siamo messi ancora abbastanza bene. Il problema è proprio l'acqua. Accidenti, che non durerà ancora tantissimo. Attenzione, allarme traditore. I fumetti recuperati da Timmy parlano soprattutto di innocui viaggi nello spazio e di alieni. Tuttavia alcuni non ritraggono i coraggiosi astronauti del programma Astrocittadino, bensì i cosmonauti. Timmy si sta bevendo la propaganda sovietica. Che disonore. Dovremmo mandare Timmy in esilio nella landa desolata a causa delle sue inclinazioni a traditore e gettare via i buffi fumetti per blasfema. Che per ma di che diavolo stai parlando? Ma che stai dicendo? Il tuo figlio è malato, è ridotto una merda. Lo vorresti pure mandare a morire? Vabbè che è già destinato a morire, questo è poco ma sì. No, assolutamente no. Che cavolo? Oh. Oh. Chi è che bussa? Ehi. Non apro a nessuno, va bene? Abbiamo misericordiosamente permesso a Timmy di rimanere nel rifugio malgrado le sue azioni. Crediamo nel potere della rieducazione e delle seconde opportunità. Inoltre, stiamo per finire la carta igienica e questi libri di propaganda potrebbero fare al caso nostro. Beh, alla fin fine, propaganda o meno, quando finisce la carta igienica bisogna usare qualsiasi cosa, forse pure... non lo so. Non hanno più sete, non hanno più fame. Almeno questo ce lo risparmiamo oggi. Oggi ci ha fatto visita un giovanotto. Ci ha raccontato la storia della sua coraggiosa gemella sparita mentre spiava un accampamento dei banditi qui vicino. Anche se le circostanze non erano le più propizie, avevano comunque pensato di contattarci. Lui crede che la sorella sia stata scoperta e che ora sia tenuta prigioniera nell'accampamento. Ha già un paio di uomini, ma gli serve tutto l'aiuto possibile. Che facciamo? Non mando nessuno ragazzi, ma col cavolo, cioè questi già stanno un punto di morte, dovrei pure andare a fare una spedizione suicida per salvare chi? Cioè, chi la conosce sta tizia? Non so manco se è stata di la verità. Non rischieremo le nostre vite per intervenire in un dramma familiare. Si sono messi nei guai da soli e da soli se ne tireranno fuori. Madonna, questa è stronzissima però ragazzi. Sarà per la prossima volta. Non possiamo far niente mentre Dolores sta così male. A Timmy servirebbe un'altra coperta, trema sempre. Questi non si riprenderanno mai più ragazzi, eh. Niente, non diamo niente a nessuno. Ci si aspetterebbe che il mondo post-apocalittico sia un paradiso di calma e pace, visto che, beh, non è rimasto quasi più nessuno. Invece ecco presentarsi qualcuno alla nostra porta. Abbiamo aperto e lì c'era un uomo strano in tuta blu che chiedeva se avessimo un chip per l'acqua. Un chip per l'acqua, e che diavolo è? Ma col cazzo che te do l'acqua, già non ce l'abbiamo più, te la devo dare pure a te. Cioè in questi casi ragazzi bisogna essere un pochettino egoisti. No vabbè, non dico questo, però visto che purtroppo ne abbiamo così poca, non possiamo andarla pure a dare. Ci è dispiaciuto dirgli che non sapevamo cosa fosse un chip per l'acqua e che non ne avevamo. Ci ha ringraziato velocemente ed è ripartito. Fidasen! Non possiamo non far niente mentre Dolores sta così male, ha sete, ha fame. E Timmy ha sete, ragazzi, io spero tantissimo che Ted ritorni con dell'acqua. Aspetta, aveva sete o fame? Sì, aveva sete. Ritorni con dell'acqua perché così... Timmy non ha un bell'aspetto, dovremmo parlargli e cercare di tirargli sul morale. Beh, direi di sì. Cerchiamo di fare qualcosa di buono per questo povero ragazzo che sembra stare per morire. Ted che fine ha fatto? A cipigna! Talvolta bastano poche parole per risollevare l'animo a una persona. Timmy sembra star meglio. Beh,
dal suo aspetto non si direbbe proprio. Ok, non hanno sete, non hanno fame, questo continua a salvarci ragazzi un minimo. Se c'è una persona che ci manca davvero, il nostro prozio Terry raccontava sempre storie strepitose di tartarughe, elefanti e stregoni. Sarebbe così confortante ascoltarne una adesso e tuttavia non abbiamo nemmeno una sua foto, solo ricordi. Non abbiamo niente ragazzi per aiutarvi, mi dispiace se sono stata così negligente nella raccolta. Ted! Accidenti, dove diavolo sei, Ted? Ma che cazzo? Sta diventando un cespuglio umano! Siamo rimasti senza foto, notizie, pensieri felici. Il mondo è così crudele. Sta male, Apocalypse ancora. Timmy è ancora malaticcio e tra l'altro ha fame. Direi di dargli da mangiare. L'esercito ha inviato un nuovo comunicato. Ora localizzeranno i sopravvissuti con un aereo, il quale perlustrerà il nostro quartiere questa sera. Il nostro compito è quello di renderci visibili e di segnalare la nostra presenza con una torcia. Visto che abbiamo la torcia, direi di farlo. Magari è la volta buona che ci salvano le chiappe. È tornato Ted. Dio, hai un aspetto raccapricciante, Ted. Ecco qua. Tutto stava andando come previsto, ma a un certo punto la torcia si è spenta. Fortunatamente siamo riusciti a ripararla proprio quando l'aereo ha fatto la sua comparsa. Siamo quasi sicuri che il pilota ci abbia visti, ma vedremo se ci verranno a prendere. Ted è tornato sano e salvo dalla spedizione. Quando abbiamo visto gli aerei nel cielo abbiamo temuto che stessero per sganciare altre bombe, invece erano delle casse riprovviste. Abbiamo corso come dei matti per aggiudicarcene una. Qualcuno si è dimenticato di mettere qualcosa nella cassa per attutire la caduta. Ecco qua. Infatti la maggior parte delle bottiglie d'acqua si è rotta. Minchia, giusto le bottiglie dell'acqua. Comunque, le poche bottiglie rimaste intatte dovrebbero bastarci per un po'. Due ragazzi, due bottiglie. Ogni famiglia responsabile e rispettabile che si rispetti ha bisogno di una cassetta di pronto soccorso piena di farmaci di alta qualità. I nostri erano ormai finiti, quindi questo rifornimento è stato come una manna dal cielo. Peccato solo per quel poveretto a cui è piovuto in testa il container. È stato uno spettacolo raccapricciante. Sa se c'è anche qualche medicina per cancellare la memoria. Perfetto ragazzi, abbiamo raccolto una cassetta di medicine. Abbiamo controllato nei parcheggi vicini se ci fosse un veicolo almeno parzialmente integro. Purtroppo non abbiamo trovato niente di valido. Magari nelle prossime spedizioni ci andrà meglio. Ok, Dolores ha sete mentre Ted ha tanta fame, ragazzi. E Timmy ha sete. Ok, quindi sete, sete e fame. Le scorte d'acqua non è che ci salveranno per tanto tempo. Per adesso direi di aspettare ragazzi ad usare ancora i medicinali. Fuori c'è un silenzio terrificante. Forse è sicuro, forse no. Non lo scopriremo fino a quando usciremo. Ragazzi, nessuno è nelle condizioni di andare. Forse Apocalypse sì, ma dice che non ne sono convinti. Quindi direi di lasciar perdere. Niente, la radio, se la toccate la distruggete. Ma stavolta mi fido di voi ragazzi e mi auguro che smanettando non la rompiate. Ecco. Ok. Bene. Oh, c'è un libro qua. Una voce molto amabile stava raccontando in radio di un pacco di provviste perduto e vai! Durante un viaggio attraverso la nostra cittadina abbiamo capito subito che il luogo di smarrimento doveva trovarsi sulla nostra strada. Ci siamo precipitati fuori e abbiamo trovato il pacco prima di chiunque altro. E vai ragazzi, altre due bottiglie d'acqua e anche un libro. Ted ragazzi ha fame, ha molta sete ed è allo stremo proprio, poverino. E Dolores ha fame, vabbè dai. Fame, fame, sete, anzi fame anche in questo caso. Buono, buono ragazzi, buonissimo. Dolores potrebbe sopravvivere là fuori, ma visto che ragazzi per adesso siamo messi abbastanza bene con le scorte, direi di attendere ancora. Abbiamo giocato a fai una lista delle cose che odi di più e per qualche motivo il nome del nostro vicino continuò a spuntare e ci è venuto in mente che quel viscido aveva una cassaforte in salotto. Ci siamo sempre chiesti cosa ci fosse dentro. Forse ora è il momento di scoprirlo, ma chi avrà l'onore di rubare i beni della nostra nemesi? Non so se rischiare ragazzi, sinceramente, perché mettiamo caso che il vicino dovesse essere ancora lì, che fa? Ci spara addosso? Non so se rischiare a cipigna. Direi di no ragazzi, direi di no. Di lasciar perdere perché non si può mai sapere. Ancora bussa. Oh.
ce l'avete lasciata stare, vi ho detto, madonna mia, sono tutti schifosi. Abbiamo deciso di non intraprendere questa impresa rischiosa, anche se la cassaforte è intatta e con Tonio probabilmente noioso uno spreco di spazio quanto l'era il proprietario. Sono tutti malati i ragazzi e nessuno è affamato e assetato, quindi vabbè, lasciamo così. Questo è ancora un condizionale, ragazzi, io direi ancora di non rischiare. Oggi ci ha visitato un venditore ambulante, si è presentato come Willy. A quanto pare gli affari si possono fare anche dopo la fine del mondo. Allora, offre una bottiglia d'acqua in cambio della scacchiera, ma direi di no, perché è l'unico svago probabilmente che abbiamo ancora, ragazzi. No, direi di non negoziare, anche perché il fucile potrebbe servirci e la scacchiera potrebbe servirci, quindi niente da fare, lasciamo le cose così, le cose continuano a procedere. Siamo arrivati, ragazzi, incredibilmente oltre ogni aspettativa al 27° giorno. Il venditore era molto gentile, ma non aveva niente che ci interessasse. Allora, Timmy ha fame e sete, Dolores ha sete e Ted ha fame. Ai, fame e sete. Allora, Dolores adesso invece dice di potercela fare, ma non ne siamo convinti. Io, ragazzi, resterei ancora, non rischierei ancora, perché comunque fisicamente è malata. Tornando dalla nostra ultima spedizione, abbiamo notato dei disegni su un muro in rovina qui vicino. Era una sorta di mappa della città, c'è un posto contrassegnato da una X. Sarà la riserva segreta di zuppa di qualcuno? Verifichiamo? Non so se rischia, ragazzi, cioè se non li ho mandati in spedizione per me, figuriamoci per andare a verificare una cosa di cui non siamo sicuri. No, per adesso voglio continuare ad essere prudente assolutamente, perché questo atteggiamento ci ha portati fino a qua, anche se li vedo ancora totalmente malati, ragazzi, ridotti male. Non correremo quella come cavalieri della tavola rotonda dando retta agli scarabocchi di qualche folle, il mondo è già abbastanza pazzo di suo, eh beh. Ted però adesso ha molta sete, è l'unico che ha sete attualmente, per cui andiamo avanti così. Cerchiamo di resistere ancora un altro giorno. Oggi ha bussato alla nostra porta un giovanotto in cerca di aiuto, ha detto di averci osservato un bel po' e di potersi quindi fidare. O dovremmo noi non fidarci perché ci hai osservati per un bel po'? Speravo ci fossimo potuti incontrare in altre circostanze, ma ora aveva proprio bisogno di noi. Ancora questo stronzo con la sorella gemella! Ma anche no! No! T'ho già detto di no una volta e torni di nuovo! Allora te lo stai inventando, scusa, Niente, qua ragazzi nessuno si riprende dalla propria malattia. La nostra situazione non ci consente di uscire e rischiare l'osso del collo per degli sconosciuti, o perlomeno non oggi, martedì prossimo forse. Timmy è allo stremo, ragazzi, allo stremo. Oddio Gesù, non so che fare, gli do un po' da mangiare, ma è una situazione critica perché sono tutti e tre malati e nessuno riesce a riprendersi senza, insomma, che li curiamo. Ne andiamo avanti un altro giorno. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato con una borsa altrettanto malconcia. Ci ha proposto un'offerta semplice che ci farà solo oggi. In cambio di un solo barattolo di zuppa riceveremo la borsa e tutto ciò che contiene. Non possiamo vedere cosa c'è dentro. Il commerciante ci lancia occhiate arrabbiate ogni volta che facciamo un passo verso la borsa misteriosa. No, perché chissà cosa c'è dentro e poi ce lo scarichi a noi. Ma anche un paio di palle. Toh. Giorno 30, ragazzi. È un mese che siamo qui. Sopravviviamo ancora alla malattia. I nonni ci dicevano sempre di non comprare nulla a scatola chiusa e non inizieremo a farlo ora. Sono ormai lontani gli anni dei mercatini in giardino. Possiamo farcela anche senza il ciarpame dentro quella borsa misteriosa. Allora, stanno tutti male, ragazzi. Cioè, o devo curare qualcuno, perché sennò qua non arriviamo mai da nessuna parte, Dolores ha fame, ha sete, mentre Timmy ha sete. Per cui facciamo così. Io direi di curare Ted. E amen, ragazzi, perché qua nessuno riesce a guarire. Nessuno riesce a guarire. Tutti dicono che giocare sia il modo migliore per rilassarsi. Peccato che scegliere che cosa giocare sia stressante. Effettivamente, certe volte, ragazzi, si perde più tempo a decidere cosa fare. Oddio, perché un disastro? Ho vinto un achievement un disastro. Ok, Ted sembrerebbe essere guarito, ma gli altri due stanno proprio di merda. Abbiamo giocato a vedo qualcosa che comincia per, e ci siamo divertiti un sacco per i primi 3 minuti. Poi tutti sono stufati della lettera M. Ok, Timmy ha bisogno di acqua e anche Ted, per cui acqua e acqua, ed è arrivato il momento di mandare
Ted, ragazzi, in spedizione domani. Ted è abbastanza forte ad affrontare i rischi dell'esterno, per cui ci ricordiamo ancora il lago dove andavamo a fare le scampagnate. Sarebbe così bello ritrovarci di nuovo lì sulla riva, lontano da tutta questa follia, e magari nuotare un po' o fare un giretto in barca, anche se ormai quel posto sarà diventato una discarica atomica. Benissimo Ted, prepara le chiappozze perché domani vai in spedizione. Sarebbe pure ora. Mamma mia ragazzi, loro aspetto continua a peggiorare. Meglio essere al sicuro qua giù che morti lassù. Ted ha fame. Direi di dargli da mangiare e poi di mandarlo in spedizione. Che cosa ci possiamo portare là fuori, ragazzi? Direi di portarci la mappa, sempre che non la rompa. Magari gli serve, insomma, per trovare posti utili. Continuo a dire che è incredibile, siamo arrivati al giorno 33 e questi ancora resistono. Mi raccomando ragazzi, non mollate perché Ted tornerà con qualcosa di utile. Forza e coraggio! Ok, direi di lasciare un attimo le cose così. Se abbiamo ancora il futuro dei nostri figli, dobbiamo iniziare un progetto di istruzione domiciliare per Timmy. Anche se ora di domiciliare c'è solo distruzione. Devo trovargli qualcosa da leggere al più presto. Perfetto, meno male che abbiamo questo manuale scout. Almeno magari può servirci a qualcosa. Chi è? Chi è che manda messaggi in codice? Chi è? Chi è? Chi è? Forza ragazzi! L'unico libro che abbiamo qui sotto è il manuale scout, ma è sufficiente come lettura per Timmy. E così, mentre legge, può anche imparare un paio di cose. Perfetto! Dolores ha fame e ha sete. E Timmy ha sete. Ragazzi, dovete resistere fin quando non torna papà. Questa mattina abbiamo ricevuto un altro comunicato radio. Speravamo decretasse la fine della nostra permanenza di rifugio, ma sembra che l'esercito abbia altri piani per agevolare lo sforzo dell'evacuazione. Tutti i sopravvissuti della zona devono recarsi al parco più vicino e abbattere il maggior numero di alberi possibile. A questo punto ci conviene dare una mano per velocizzare le operazioni. Peccato che appunto non abbiamo alcuno strumento per abbattere gli alberi. Per cui che il cielo ce la mandi buona. Ok, resistete ancora ragazzi. Non siamo taglialegna e non raderemo al sole il parco, sarà per un'altra volta. Ok, continuano ad essere comunque tutti malati ragazzi. Ogni minimo odore attacca i nostri nasi all'istante. In questo rifugio è impossibile che qualcosa sfugga alle narici. Così quando quel mattone è caduto dal muro lasciando un buco, i nostri sensi sono stati subito raggiunti da un tanfo terribile. Dobbiamo controllare l'apertura e trovare la fonte dell'odore. Speriamo di non pentircene, per cui direi di sì, perché non possiamo continuare a stare qua con sta puzza terribile. Ok, sembrerebbe essere tutto come prima, più o meno. Ci siamo avvicinati al buco temendo che uscissero artigli, zanne o altre parti del corpo mutanti affilate, ma non è successo nulla. Invece abbiamo trovato un ratto morto che aveva cercato di aprire una lattina di zuppa di pomodoro. Non ci è riuscito. Probabilmente saremo più fortunati di lui, quindi gliel'abbiamo sequestrata. Perfetto ragazzi, abbiamo trovato addirittura una lattina di zuppa. Abbiamo dato al ratto una degna sepoltura in una lattina vuota, se lo meritava alla fine. Timmy è molto pallido, niente da fare ragazzi, continuiamo così. Abbiamo visto qualcosa di strano mentre tornavamo dalla spedizione, una linea di luce all'orizzonte che vibravano e lampeggiavano a caso. Sul momento ci sono parsi senza senso, ma nel bunker Timmy ha detto che potrebbe trattarsi di un segnale segreto degli scout. Dovrà andare da solo a controllare il segnale e decifrarlo usando il libro degli scout. Non so se rischia ragazzi a sto punto. Io non mi fido più di niente di nessuno. Direi di no. Anche perché tra l'altro è il cespuglio qua, è malatissimo. Mamma mia Gesù. Ok, continuano ad avere questo aspetto terribile. Noi dubitiamo che sarà un segnale mandato da scout veri. Non rischieremo di essere ingannati dai banditi. È meglio dimenticare cosa abbiamo visto. Ok, Timmy ha fame e ha sete, mentre Dolores ha solo sete. Resistete ragazzi, papà tornerà presto. Sopravvivere in queste condizioni non è facile. Speriamo che presto tutto migliori, altrimenti potremmo finire sepolti in una fossa in questa landa desolata. Diciamo che non è una cosa che si aspetta con ansia. Ok ragazzi, se non sbaglio, la prima volta che ho giocato a 60 Second ero riuscita ad arrivare solo fino al giorno 38. Ripeto, se non sbaglio. Per cui sono riuscita a riraggiungere il mio record e spero di riuscire anche a superarlo. Stiamo facendo del nostro meglio per mantenere la calma. La situazione in cui ci troviamo è tutt'altro che normale.
normale e dubito che riusciremo a farci l'abitudine. Speriamo che i soccorsi arrivino presto. Dolores ha fame, direi di accontentarla. Oggi ha bussato alla nostra porta un giovane. Ancora questo? Ho detto di no, tu sia maledetto. Vattene a fare in culo da un'altra parte. La città è tanto grande, a noi deve venire a rompere le palle questo qua. Oh, e che diamine, oddio. Si è legato i capelli. Ragazzi, non so se appunto ci siamo accorti del fatto che subiscono anche i cambiamenti del corpo, nel senso che vedete che le sono cresciuti i capelli, a lui sono cresciuti i capelli. È davvero interessante sta cosa. Esatto, non ci consente di uscire per rischiare l'osso del collo, bla bla bla. Andiamo avanti. La pazienza si sta esaurendo. Avevamo pensato fosse una buona idea andare velocemente in superficie per vedere cosa stesse succedendo, ma appena prima di uscire due occhi animaleschi si sono accesi nell'oscurità e abbiamo sentito ringhiare in modo terrificante. Avevamo solo pochi attimi per decidere cosa fare. Usiamo la torcia per vedere di che cosa si tratta. Magari si tratta di un animaletto. È tornato il nostro eroe. Oddio, di nuovo malato. Non mi dite, Ted, tu sei maledetto. Ha trovato un'altra cassetta e ha riportato integra la mappa. Sei in amore, però acqua non ce n'è. Abbiamo deciso di dare un'occhiata con la torcia. Grande sorpresa, si trattava di un cane. Quella povera creatura era stanca. Abbiamo deciso di accoglierla tra noi per la notte. Dov'è? Il giorno successivo. Ah, ok, le abbiamo aperto la porta per lasciarla libera e non si è ancora fatta viva. Speriamo torni tra noi. Ted è tornato sano e salvo dalla spedizione. Siamo partiti per una spedizione verso lo zoo in cui andavamo durante fine settimana. Siamo felici di riferire che è stata una missione di rifornimento produttiva e anche un viaggio educativo. Abbiamo visto lì Pterodaini, la scimpanzebra, un istricervo, una piccola armata di gattermiti e altre creature maestose che sono nate tra la fauna post-apocalittica. Un granchiopotamo dall'aria socievole osservava pigro la sezione vita marina da lontano. Nella sua tana abbiamo trovato il cadavere di un operaio dello zoo circondato da alcuni averi. Una cassetta di pronto soccorso. Siamo avanzati verso la sezione Africa, abbiamo ammirato un okapi nucleare. Non siamo sicuri che abbia subito una mutazione o se il suo aspetto fosse già strano in precedenza. Abbiamo fatto fuggire un branco di okapi e abbiamo trovato un oggetto nascosto in fondo alla loro recinzione. Sarebbe a dire delle recinzioni, sì, domani, delle munizioni. Allora, Dolores e Timmy hanno sete, Ted ha fame. Il problema, ragazzi, è che io speravo vivamente che, accidenti, Ted trovasse dell'acqua. Non abbiamo avuto questa fortuna effettivamente. Direi a questo punto, ragazzi, di mandare Dolores domani, perché non possiamo più resistere troppo tempo. L'ultima spedizione ha scoperto un veicolo parcheggiato in fondo alla strada. Ha un aspetto singolare, ma nessuno di noi è riuscito a vederlo da vicino. Siamo abbastanza certi che non si tratti di una trappola dei banditi. Forse dovremmo mandare qualcuno a dare un'occhiata. Dolores, vai tu, tocca a te, mi dispiace, spero tu riesca a sopravvivere. Giorno 41, non c'è acqua purtroppo. Una scoperta sensazionale, un carro armato arrugginito. È vero, i bordi si sbriciolano e gli manca qualche ruota e qualche altro pezzo importante, ma i sedili sono discretamente comodi. Non sarebbe magnifico metterlo in moto e lasciarsi questo inferno radioattivo alle spalle? Ted ha fame e sete. Timmy ha fame. Mamma mia, ragazzi, non abbiamo più acqua. Non abbiamo più acqua. Dolores, ti tocca, mi dispiace, non so se darle la mappa perché questa la distrugge di sicuro. Non so che darle, ragazzi, sinceramente. Magari il manuale di Boy Scout l'aiuta a trovare qualche risorsa, che cavolo ne so. Facciamo così, tanto pure se si rompe non è che è così essenziale come cosa. Ok, non hanno bisogno di nulla. Dolores è partita, ragazzi, chissà quando tornerà. Chiunque abbia progettato questo rifugio antiatomico doveva essere un genio, ma non siamo sicuri che quella roba verde che cola dal tubo faccia parte dell'arredamento. Chissà, forse fra le tante cose che abbiamo portato qua giù c'è qualcosa per ripararlo. Ecco, ci serviva il manuale scout e gliel'ho appena dato a Dolores per andare in spedizione. Fantastico! Yuppidoo! Ok, ragazzi, allora, incredibile ma vero, sono riuscita ad arrivare fino al giorno 43 e ancora resistono. Per cui io sono curiosissima di vedere fino a dove riuscirò a portarli. Chissà se la prossima volta la cosa durerà ancora tanto e perlomeno se riusciranno a salvare le chiappe. Per cui, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su per il video se volete vedere il prossimo episodio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!